L'attività che viene svolta e che io svolgo in particolare all'interno della clinica Villa Mafalda è un'attività che coinvolge sia il neonato che tutta l'attività pediatrica negli anni a seguire. In particolare l'assistenza neonatale in sala parto, sia del neonato sano che del neonato con delle problematiche respiratorie. Una di queste è anche quella più conosciuta, è la problematica legata al distress respiratorio nel neonato pretermine, o nei mesi a seguire anche nel neonato sano patologie che possono coinvolgere l'apparato broncopolmonare. Una di queste e la più importante è la bronchiolite. Nell'assistenza del neonato sano ovviamente noi abbiamo un'assistenza completa per i genitori sin dalla nascita, svolgendo tutti gli screening obbligatori per legge, e vengono screenate anche le eventuali patologie sia a livello cardiopolmonare con l'esecuzione di un elettrocardiogramma che viene consigliato a ridosso del primo mese di vita, sia con il riflesso rosso per la prevenzione di alcune patologie oculistiche importanti, e sia con l'esecuzione delle otomissioni per prevenire un danno sensoriale acustico sin dai primi mesi di vita. Il genitore viene seguito di pari passo con attraverso delle visite seriate nel primo anno di vita, e specialmente nel neonato sano la visita viene richiesta ogni mese, viene consigliato e auspicato l'allattamento al seno, e qualora non ci fosse possibilità si vengono dati dei consigli per eventualmente integrare o sostituire qualora ci fosse una impossibilità nell'esecuzione dell'allattamento al seno. L'allattamento al seno è la priorità assoluta e viene consigliato fino al sesto mese di vita. Dal sesto mese di vita, in caso di allattamento al seno, o anche un mese prima in caso di allattamento misto o di allattamento artificiale, siamo in grado di seguire il neonato nella fase dello svezzamento, e questa è una fase molto importante a cui mi dedico con io a volte dico anche abbastanza in modo integralista, perché la prevenzione di tutte le patologie dismetaboliche, in particolare anche del bambino o dell'adulto, si attua nel primo anno di vita, dando dei consigli alimentari con dei paletti che possono garantire uno sviluppo psicomotorio del bambino e facilitare un'attività metabolica, in particolare epatica, che possa prevenire nelle fasi successive, come abbiamo detto, dei dismetabolismi importanti, tra i quali abbiamo il diabete, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia e tutte le problematiche legate anche alla disfunzione della tiroide.